E ti giuro che ti guardo su 091 perché è un piacere vedere questo saluto così affettuoso nei confronti della nostra rete televisiva. Vi ricordiamo che siamo in diretta sempre dalla nostra redazione di Palermo e adesso una tornata nuova, nuovi ospiti. Adesso abbiamo anche una donna che è Alice Anselmo, Lista Crocetta, benvenuta. Grazie, benvenuti. C'è accanto Filippo Cangeme, Lista Musumeci, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. E naturalmente Mauro Lamantia, un giovane, ci sta sempre. Lista Musumeci anch'ello. Buongiorno. Ciao. Allora, i dati. Le ragazze continuano a darci i dati, quelle delle 12.55 a carattere regionale, 716 sezioni scrutinate, sempre su 5.308, e torna a stare in testa Crocetta al 31,8%, seguito da Musumeci al 26%. Recupera qualche punticino Cancelleri che va al 16,6%, scavalcando Miccichè che rimane fermo al 15,8%. Poco fa parlavamo di sezioni provinciali, ci arriva quella di Catania che su 115 sezioni su 1130 Musumeci sta a 32,3%, quindi supera Crocetta che è al 26,3%. Insomma, ci sono sempre questi 5 punti che su Catania Musumeci è in Erano già vantaggio, a livello regionale invece Crocetta risulta essere più avanti. Allora, Alice, che è successo in questi giorni? Sarai stanca di questa campagna elettorale? Sono stanchissima e con Non si una vede. tensione, guardami, riesco a mascherare bene, ma sapessi quello che ho dentro. In questi giorni è stato veramente all'ultimo, non dico una battaglia all'ultimo voto, ma soprattutto convincere le persone ad andare a votare, perché Francesco Credini è stato un dramma. Le persone, e il risultato Ci risulta, infatti ci risulta, ci si è risulta. visto Ma purtroppo. hai avuto, l'ho chiesto ormai a quasi tutti gli ospiti, hai avuto, delle condizioni per convincere la gente a votare, non tanto il tuo voto, cioè la gente ti ha fatto richieste, Sì, a parte pubblico. diciamo, qualcuno che mi è venuto a mettere un curriculum sul tavolo per dirmi qua ci sono 100 voti, diciamo, e dire guardi, Ma ci sono 100 voti. ha sbagliato. Però 100 voti, voglio dire, Alice, così. Soprattutto per uno diciamo, che non ha mai fatto politica, poteva Suona essere male. una cosa allettante, però ho detto guardi, è questo modo di fare politica che purtroppo ci ha ridotto a questo sfacelo, quindi non è possibile. Chiaramente la richiesta è quantomeno fare ripartire le cose. In generale, e poi molta molta delusione da questi politici, ma è un po' quello che dicono tutti. Le persone sono stanche, le persone sono molto arrabbiate. Io ho proprio visto qualcuno proprio col sangue agli occhi quando parlava dei politici. Questa Ma non in è una genere bella l'attacco è cosa. sempre ai grandi, nel senso ai vecchi politici, o un po' se la prendevano anche con i giovani che stanno provando a fare politica Se in la questa prendono con regione? tutti in Sì. questo momento, a 360 gradi, però poi se uno chiaramente spiega, ma guarda che in realtà si può migliorare i volti nuovi, il voto di protesta deve essere il volto nuovo, non il voto di protesta a non andare a votare, perché tanto dico, il non voto Non produce nessun non effetto. produce nessun effetto. Cangemi, allora, tu sei un vecchio politico, insomma, la tua esperienza è tanta. Intanto, come vedi la posizione di Musumeci in questo momento? Ma io la vedo assolutamente fluida, anzi devo dire che analizzando i dati mi pare che abbia un'ottima possibilità di portare a casa il risultato della vittoria. Ovviamente stiamo parlando di dati assolutamente parziali, quelli che vanno affluendo oscillano perché dipende da dove sono collocate queste sezioni che ci danno il dato. Infatti lo dicevi poc'anzi anche tu, man mano Man mano, certo, c'è i un dati sono sempre cambiamento. ancora abbastanza piccoli, diciamo. C'è un cambiamento costante fra la posizione di Crocetta e Musumeci. Credo che questo sia il duello che si Quello trascinerà finale? sino alla Sino a fine. stasera. Evidentemente è un duello che ci appassiona, ci vede compartecipi, però è un duello che ci deve fare riflettere, analizzando i numeri sia dei votanti, sia di coloro che non hanno votato, sia delle percentuali delle liste. Noi abbiamo la grande soddisfazione, io almeno prima di entrare qui ho visto il dato percentuale della nostra lista, che è un progetto nuovo, Della lista o del presidente? Perché della della lista, lista. sto parlando di lista in Sì. questo momento, è un 8% su Palermo, dove ovviamente una lista improntata al candidato presidente, che è notoriamente più radicato nella Sicilia orientale, è un risultato che ci lascia soddisfatti della capacità
che ha avuto questa lista, il suo messaggio di farsi percepire come interessante e nuova sugli elettori del Palermitano. Mauro Lamantia, tu che ne pensi invece dal punto di vista di Miccichè, che è presidente, che rimane sotto addirittura Cancelleri? Ma, come avevamo detto già in campagna elettorale, qualche puntata. Sì, in qualche puntata, qui è una candidatura assolutamente velleitaria, una candidatura evidentemente per col chiaro tentativo di fare la bilancia rispetto a chi vincerà le elezioni, che è evidentemente diciamo, i dati che per ora abbiamo rispecchiano un po' i sondaggi, c'è un testa a testa fra Crocetta e Musumeci, per cui ecco candidatura velleitaria, candidatura per riproporre certi vecchi schemi della politica, cioè di trasformismo, consociativismo in Parlamento, che mi pare di capire sia dal dato dell'astensione che un po' anche dei primi risultati, evidentemente il popolo siciliano ecco, vuole tenere fuori dai palazzi. Adesso ho anche i dati delle province. La provincia di Agrigento, per esempio, su 59 sezioni nelle 512, Crocetta rimane in testa al 31,6%, seguito da Musumeci al 28,8%, qualche punto in meno. Provincia di Caltanissetta, invece, su 29 sezioni dentro 289, Crocetta è al 39,83% contro il 19,02%, addirittura quasi 20 punti di distacco. Beh, è la provincia di Crocetta. Provincia di Enna, su 96 sezioni dentro le 226, Crocetta al 32,4, Musumeci al 21, ci sono 11 punti, Miccichè al 24, supera Cancelleri che sta al 13,6. Provincia di Ragusa, 92 sezioni su 309, Crocetta al 41,6%, Musumeci al 19,7, più di 21 punti, Miccichè al 7,5, Cancelleri al 19,2. Insomma, sono le province più piccole. È un dato significativo sotto il profilo dell'analisi politica. Sul risultato finale incidono in maniera quasi infinitesimale. Però sempre 5 punti rimangono sul globale regionale tra Crocetta e Musumeci. Forse qualcuno dei vostri precedenti ospiti si aspettava qualche punto in più su Cancelleri già in questa prima fase, diciamo, di scrutinio. No, io ho visto ieri quel poll diramato da una televisione palermitana e al di là della bontà, dell'attendibilità del dato, comunque ho analizzato che era un risultato che interessava un'area urbana che non è il contesto dell'intera provincia e dell'intera regione. Mi pare che intanto il dato sia ridimensionato totalmente anche nei voti reali, perché nei voti reali Cancelleri a Palermo è terzo, poi è ancora più ridimensionato nel contesto generale dei voti della provincia, dove ovviamente non riesce a tenere questo ritmo, fermo restando che io ho il massimo rispetto per i voti della lista 5 Stelle, perché vuol dire che ci sono elettori che sono stati interessati a questo messaggio politico. O stanchi della vecchia politica, perché due sono... Io andrei cauto su questi giudizi, è un giudizio che... Ma due sono le posizioni, però, sì, no, cioè, no. O l'uno o l'altro, cioè, o no. Preferire un nuovo candidato... No, o stancarsi non sono assolutamente d'accordo. State valutando male, state degradando il voto dei cittadini siciliani che hanno fatto una scelta politica. Intanto hanno votato, quindi non abbiamo fatto nessuna. In questo momento stiamo facendo una disamina serena dentro lo studio. Se c'è un movimento, un partito... Noi abbiamo sentito il popolo comunque. Lo abbiamo sentito tutti. No? È giusto. Certo, però se c'è un partito, un'associazione, un movimento che si presenta alle elezioni, evidentemente sta chiedendo voto per rappresentare popolo dentro le istituzioni. E allora, se c'è popolo che ha ritenuto che questo movimento partito lo potesse rappresentare nelle istituzioni, questo è un dato politico e va assolutamente rispettato, e non va detto che è antipolitica. È gente che vota, l'antipolitica è chi non vota. Sì, ma però nessuno... tieni conto anche di un'altra cosa, che il movimento di Beppe Grillo ha lavorato solo sul modo di distruggere il lavoro fatto dagli altri. Lui non ha mai promosso niente, quindi chi ha votato Grillo ha veramente votato perché, non per simpatia, perché lui non ha proposto, cioè io non ricordo aver sentito programmi di governo, se non invece attacchi alla vecchia politica. Questo è il, diciamo, allora, scusate, il l'elettore sa perfettamente che se vota Cancelleri sta votando perché
con i suoi voti diventi presidente della regione. Se vota la lista 5 Stelle, sa che sta votando perché quella lista abbia deputati nel Parlamento siciliano. Questa storia che l'elettore non capisca cosa fa, a me onestamente non va giù. L'elettore ha capito benissimo che cosa stava facendo votando il Movimento 5 Stelle. L'elettore ha voluto dare una risposta alla vecchia politica dicendo: io voglio votare un modo, proprio chi apertamente ha fatto della lotta a questo modo di fare politica il baluardo della campagna elettorale. Quindi l'elettore ha saputo benissimo, e nessuno, penso, né io né Francesco stiamo denigrando il voto ascoltati attraverso le telecamere mentre eravamo in giro. Questo si diceva, non tanto, non c'era un programma presentato un po' come l'hanno presentato tutti gli altri partiti, ma c'era invece il denunciare il non fatto da parte della vecchia politica. Ecco perché poi il cittadino ha fatto questo. Implicitamente un programma, perché se si censura un qualcosa evidentemente si propone di fare il contrario. Ma io adesso non voglio fare il difensore d'ufficio del Movimento 5 Stelle. Sicuramente voglio significare che se ci sono elettori che votano un qualche partito, un qualche movimento, è un voto che non deve essere ritenuto leggero, non meditato. Evidentemente è stato meditato, ognuno ha fatto le sue valutazioni, e io sono convinto che di questi voti bisogna tenere conto come di voti consapevoli e non come voti di rabbia. Assolutamente. Mauro, qual è invece il tuo pensiero? No, aggiungo rispetto a questo ragionamento che io, tanti conoscenti, anche qualche amico che ha votato per il Movimento 5 Stelle, voto di protesta, sì, voto anche per un programma, voglio dire, il Movimento 5 Stelle aveva anche un programma, però attenzione, perché tra questi voti non c'è soltanto un no alla vecchia politica. Spesso io, di qualcuno di questi che ho conosciuti, persone che hanno ragazzi, giovani, meno giovani, che hanno votato Movimento 5 Stelle perché magari dai vecchi politici, più che una mala amministrazione, non avevano avuto una cortesia. Qualche amico, qualche mio conoscente l'ha scritto pure su Facebook. Cioè, per cortesia, che cosa parli? Magari in questi anni una raccomandazione. Hanno chiesto una raccomandazione, hanno chiesto qualcosa e non è stata data. La vecchia politica, non è la nuova politica rispetto alla vecchia, non è riuscita magari a soddisfare i propri clienti. E i propri clienti in qualche caso si sono ribellati, e c'è qualcuno che non è andato a votare, qualcun altro ha votato 5 Stelle. Mauro, quindi bisogna anche clienti, stiamo attenti. Clienti della politica. Non sempre il voto per il Movimento 5 Stelle è un voto per una buona politica. A volte la rabbia è perché la vecchia politica non ha fatto quello che faceva prima. Oggi probabilmente non ci sono più i soldi per fare quello che si poteva fare prima. Il voto è meno controllato e succedono anche. Succede un voto molto frammentato, perché girando per le sezioni, da sezione a sezione cambia, non c'è un trend. Da sezione a sezione trovi i cancellieri primo, in un altro trovi i musumeci, in un altro ancora Crocetta. Sono saltati veramente gli schemi del controllo, diciamo, del voto sul territorio. In attesa che arrivino altri dati, volevo chiedere al mitico Filippo Cangemi che ne pensa della situazione Berlusconi nazionale. Ma io credo che in questo momento tutti noi siamo stati molto più concentrati sulle elezioni siciliane. Ma tu sai quanto sono importanti quelle siciliane dal punto di vista nazionale? E allora casomai sarebbe bene che a Roma qualcuno pensi ad analizzare il dato delle elezioni siciliane piuttosto che io pensare alla situazione di Berlusconi. Io credo che a spoglio ultimato di queste elezioni regionali dalla Sicilia partiranno indicazioni per tutte le parti politiche, perché evidentemente questo voto così frammentato ci dice che nessuno ha pienamente ragione da tutte le parti. Credo che sia necessario un ripensamento dell'approccio alla politica. Noi sul nostro versante, che è il versante di centrodestra, ma poi noi fondamentalmente siamo la destra, siamo un partito che non soltanto non è a favore del governo Monti perché non è in Parlamento e quindi comunque non possiamo essere a favore, ma noi abbiamo fatto manifestazioni di piazza una a marzo a Roma con 20.000 persone per protestare contro il governo Monti. Io credo che da questo punto di vista sia il centrodestra che il centrosinistra anche in Sicilia stiano pagando lo scotto del sostegno al governo Monti. Che parliamoci francamente, 4 anni fa PD e PDL hanno raccontato al mondo intero, o per meglio dire all'Italia intera,
che era necessario avere il partito unico su un versante e il partito unico sull'altra, hanno chiesto il voto l'uno contro l'altro, l'unica motivazione di voto che c'era era quella che bisognava sconfiggere gli altri. Oggi tutti assieme sostengono il governo Monti, che è un governo tassassino. Sì, però la mia domanda era quella rivolta al fatto che Berlusconi ieri, per la precisione, vuole staccare la spina, la fiducia al governo. Perché ora? Ha fatto tardi, sicuramente. Capito questo? Sicuramente ha fatto tardi. Quindi tu pensi che lui dovrà pensarci qualche tempo? Se lo fa, fa bene, ma sicuramente fa bene in ritardo. Fa bene in ritardo. Hai sentito Crocetta invece, Alice? Ho notizie dal comitato, dai ragazzi del comitato. Come il suo umore? I ragazzi sono molto in fibrillazione in questo momento, infatti io appena finisco di qua scappo da loro, perché c'è chiaramente fermento, ragazzi che hanno lavorato tantissimo per questa campagna elettorale, quindi siamo tutti molto elettrizzati. Ma lui già è pronto a cantare vittoria o ancora è presto per poter... No, noi diciamo le sezioni scrutinate comunque sono troppo poche cantare vittoria. Certo, il trend che si registra per noi è un segnale molto importante, speriamo che continui così nel resto delle sezioni e speriamo di poter festeggiare, ma stasera. Tu sei dentro il listino, mi Io pare. Sono nel listino, sì, sono una degli 8 del listino. E invece tu hai sentito Musumeci, Filippo, tu Mauro avete sentito Musumeci? Oggi siamo tutti a raccogliere dati e a cercare di capire come evolve questa situazione. Credo che Nello in questo momento stia meditando come stiamo meditando noi, raccoglie dati come li raccogliamo noi, è inutile fare riflessioni su questi dati contraddittori. Bene, da Marano abbiamo fatto poco fa un collegamento, abbiamo parlato con Erasmo e ci diceva che questo 5,8 insomma... si aspettavano qualcosa in più, ma ripeto, anche lì i dati sono ancora troppo pochi, quindi per poter determinare diciamo una sorta di scaletta diciamo quasi definitiva. Mauro, tu che cosa vuoi aggiungere? Voglio aggiungere che diciamo dal punto di vista di chi milita nel centrodestra, io faccio parte del PDL, credo che qualunque sia il risultato di Musumeci, è evidente che il centrodestra deve ripensare se stesso, sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta. Cioè, va bene Filippo Cangemi, oggi noi abbiamo veramente l'esigenza di comprendere quello che gli elettori hanno voluto testimoniare col proprio voto. Pare che la lista del PDL stia arrancando addirittura sotto i sondaggi nazionali, quindi è evidente da probabilmente tutto quello che noi abbiamo denunciato come Movimento Giovanile, tu spesso hai anche aiutato ad amplificare questo nostro disagio. Tutto quello che abbiamo detto in questi mesi, al di là, ripeto, dell'esito finale, ma guardando l'esito del PDL, beh, probabilmente qualche analisi era più seria di quelle di tanti politici che, diciamo, del PDL, che oggi parlano di costituente dei moderati nel centrodestra, quando mi pare di capire, qualora ci fossero dei moderati in Sicilia, questi forse più che altro votano Grillo, quindi più che moderati sono molto arrabbiati, ecco. Se questi dati fossero confermati alla fine, dico, si sarebbe un governo un po' particolare, un governo articolato con diverse forze politiche, ma secondo te, Filippo, si potrà governare bene a queste condizioni e con tutti questi partiti? Intanto io sono convinto che la presenza di più partiti in Parlamento sia un valore e non un fatto negativo. Tu lo vedi come una cosa positiva? Io lo vedo come una cosa positiva. D'altro canto abbiamo un sistema... come dire, semipresidenziale. Lombardo ci ha dimostrato, facendolo molto male, che il Presidente della Regione alla fin fine può governare anche senza maggioranza, no? L'ha proprio certificato questo. Come? L'ha proprio certificato. O con più maggioranza. O cambiando maggioranza, ma alla fine proprio non ne aveva. Quindi ritengo che intanto bisogna vedere quali sono i numeri di questo Parlamento siciliano, perché se è fluttuante la situazione del Presidente, figuriamoci la composizione del Parlamento con liste che in questo momento non sappiamo se supereranno o non supereranno il 5%, quindi la soglia di sbarramento, perché sono lì. Credo che questo dato lo dobbiamo analizzare nel momento in cui è possibile ipotizzare una reale composizione del Parlamento siciliano, a vedere qual è la composizione dei gruppi, ma ritengo comunque che un Parlamento si chiama così perché è il luogo del dialogo, no? E allora nel luogo del dialogo possono anche nascere maggioranze. Per te invece, Alice? Per me si potrà governare nel momento in cui ci sarà, nel caso dovesse uscire Crocetta vincitore, un ricompattamento della sinistra. E allora a quel punto penso che non dovremmo avere problemi a governare, perché sostanzialmente dico
E questa anche l'altra volta che sono venuta ospite c'era Nadia Spallitta, poi ci siamo fermati a chiacchierare fuori. In realtà le convergenze ci sono, quindi poi fare delle cose di principio, delle lotte così di principio, l'uno contro l'altro armati, diventa veramente subito. Se finalmente si capisca che il bene è la Sicilia, allora non ci dovrebbero essere, ma questo sia a destra che a sinistra, sia che vinca Musumeci o che vinca Crocetta, se poi diciamo, si ricompatta per il bene della nostra terra, l'uno o l'altro non dovrebbero avere problemi a governare. Mauro, la lista di Lombardo insomma non si sta muovendo così bene come ci si aspettava, secondo te per quale motivo? Sì, sempre ovviamente con la cautela, in attesa di avere altri dati. Stiamo chiacchierando naturalmente. Io me lo auguro francamente, perché significa che i siciliani hanno compreso che questi anni di governo ovviamente non hanno portato a nulla per la Sicilia. È stato soltanto una... probabilmente, ecco, forse a Lombardo sono rimasti i voti, diciamo, dei consulenti che ha nominato in questi anni, però voglio dire, sono una percentuale molto ristretta rispetto, ecco, al popolo siciliano. Io mi auguro veramente, ecco, che il popolo siciliano, ma al di là delle percentuali, che il popolo siciliano abbia scelto nelle liste, che è la cosa più importante, perché non ci dimentichiamo che il popolo siciliano 5 anni fa ha votato in molti casi, non sempre, ma nella maggior parte dei casi, ha votato i peggiori nelle liste sia di centrodestra che di centrosinistra. Ha avuto la responsabilità di mandare il popolo siciliano tra i 90 parlamentari, quasi la metà tra indagati e arrestati per fatti, per vicende giudiziarie gravissime. Vediamo se il popolo siciliano questa volta ha scelto bene, nelle singole liste. Una domanda a tutte e due, a Filippo e ad Alice. Ma Lombardo, si è tanto discusso che avrebbe fatto un lavoro micciche Crocetta. C'è il pericolo che alla fine dirà, vabbè, Crocetta ce l'ha fatta, se ce la farà. Grazie all'intervento nascosto o fantasma di Lombardo, che do a voi due. Chi vuole parlare più? Secondo me, diciamo, poi il cavalcare il cavallo del vincitore dove diventa una cosa molto facile e molto appetibile. In questo momento se ne sono dette veramente negli ultimi giorni, poi micciche appoggia sotto banco Crocetta, Lombardo... sappiamo, il mio candidato presidente è stata una persona che l'ha sempre detto, io non sono uomo da inciuci, l'ha sbandierato ai 420. Sicuramente ci sarà qualcuno che si prenderà, ha vinto grazie ai miei voti, però diciamo poi dovremo andare a vedere nella sostanza delle cose. Filippo, il tuo pensiero invece? Ma io penso che in questo momento Lombardo abbia una questione pregiudiziale da risolvere prima, cioè dimostrare che esistono i suoi voti. Perché i numeri sembrerebbero dire che non ci sono. Poi per quanto riguarda il voto disgiunto, io dico che personalmente sono convinto che sia di efficacia reale pochissimo. Se, come diciamo noi da tanto tempo, noi della destra, ci fosse la doppia scheda, allora potrebbe avere una efficacia reale. Ma pensare che chi è candidato metta a rischio il proprio voto facendo confondere l'elettore, parliamoci francamente, si può rivolgere la richiesta di voto disgiunto soltanto alle fasce culturalmente più elevate, sforzo 100, resa 2, non credo che ci sia una efficacia reale. Ecco. Bene, vi ringrazio tutti quanti, adesso noi mandiamo la pubblicità, poi ci sarà abbiamo bisogno anche noi di fare un break di un'oretta e poi si ritorna con la diretta con tanti altri ospiti, con tante novità e con altri, naturalmente con altri dati. A tra poco, grazie.